Va bene, buongiorno a tutti. Iniziamo questa nuova lezione in cui sarà di nuovo eh, una lezione un po' di ripasso, forse, su cose che eh, dovreste già un po' conoscere dai corsi precedenti. Nella, nelle lezioni scorse avete eh, rivisto un po' le liste, se non sbaglio, giusto, con l'esercizio libretto voti mi pare eh, oggi vediamo un attimo di eh, riprendere un po' i sette le mappe avete usato sette mappe nei, negli esami scorsi le mappe sì ok cercheremo anche di capire però eh, o di ripassare quantomeno eh, come funzionano queste strutture dati eh, vedremo che sono molto diverse dal, dalle liste e cercheremo proprio di capire quando è bene usare una determinata struttura dati e quando è bene usarne un'altra, perché ogni struttura dati ha le sue caratteristiche principali, soprattutto le mappe le useremo, le useremo molto in questo corso, d'accordo? Allora partiamo dal, dai set. Ehm, che cos'è un set? Qual è la differenza con una lista? Vabbè, è già tutto spoilerato lì sulla slide iniziale, ma. Allora, la prima differenza c'è scritta lì, ok? A differenza dei, delle liste, un set non può contenere elementi duplicati, d'accordo? C'è un'altra differenza, la sapete, ve la ricordate? Esatto, l'ordinamento. Perdiamo il concetto di ordinamento, cioè non sappiamo a priori, banalmente, quando andiamo a fare un ciclo for su un set, non sappiamo a priori in che ordine ci verranno restituiti gli elementi mentre con una lista l'ordine è sempre quello di inserimento nella lista eh, a meno che non la, non la mescoliamo. Nei set non possiamo supporre a priori che ci sia un ordinamento predefinito, ok? Queste sono le due grandi differenze con, con le liste. Allora, set è un'interfaccia. Eh, già la volta scorsa il professor Corno ha iniziato a dirvi che cerchiamo di lavorare con, con le interfacce no? per definire queste strutture dati, poi ovviamente quando ne facciamo la new andiamo a specificargli quale tipo di set vogliamo eh, e qui abbiamo diverse possibilità, eh, diverse implementazioni di questa interfaccia, noi ci concentreremo princi principalmente sugli hash set, ma abbiamo anche i tri-set e i link-dash-set, vedremo eh, tra poco le, le varie differenze. Comunque, set è un'interfaccia eh, che sta sotto collection, okay? quindi è a fianco delle liste, diciamo così. Sia i set che le liste sono delle Java collection, vedremo che le mappe invece non lo sono. Che cosa ci permette di fare un set? E qui c'è un'altra differenza con le liste. Uh, le liste ci permettono di fare tante più cose, hanno tanti più metodi, i set ne hanno di meno. Banalmente ci permettono di aggiungere o rimuovere un elemento con la add e la remove, di cercare al, al loro interno, quindi contains, gli passiamo un elemento e il metodo ci ritorna un booleano vero o falso se quell'elemento è contenuto nel set oppure no e basta, tendenzialmente basta. Di nuovo non ci sono duplicati, lo ripeteremo fino alla nausea e soprattutto, e, e qui è il motivo per cui ci sono anche meno metodi: perdiamo l'accesso posizionale in una lista, in un array list, eccetera, possiamo dire: ok, voglio accedere alla posizione numero 5 della lista o dell'array, qui questo non si può più fare, d'accordo? Quindi dicevamo: concentriamoci sugli hash set. Questa slide ovviamente l'implementazione eredita i metodi dall'interfaccia, quindi eh, questa slide è, è, è simile a quella precedente, se non che ci ricorda che per gli hash set in particolare abbiamo un ordine di, in, di iterazione che non è predicibile. Come dicevo prima, in una lista, quando poi ne faccio il for, mi aspetto che mi arrivino prima gli elementi che ho inserito prima, no? in ordine di inserimento. Qui non è così. Quindi già qui ci fa capire che se vogliamo, se abbiamo necessità di tenere dei dati ordinati, non so, alfabeticamente o dal più piccolo dal, o al più grande, sicuramente ci servirà, sarà meglio utilizzare una lista. Ok? Col set questo non posso averlo. Costruttore di hash set, sì? No, stavo ripetendo. Ah, scusate. Se vuoi ordinarlo, devi prendere il suo contenuto, trasferirlo in una lista e ordinare la lista. Okay, okay? E, e, esatto. Non... Vedremo che c'è una speciale tipologia di, di set che utilizzeremo un po' meno che permette eh, di avere qualcosa in più, ma gli hash set no. Costruttori abbiamo il costruttore vuoto, quindi ci crea un, un set vuoto a cui noi poi possiamo aggiungere gli elementi. Abbiamo anche la possibilità di creare un set a partire da una collection qualsiasi. Quindi potrei creare un hash set passandogli una lista, ad esempio. Cosa comporta questo secondo voi? Se nella lista abbiamo dei duplicati, questi vengono collassati in un unico elemento, d'accordo? Ora non so bene quale sia l'implementazione specifica, probabilmente aggiunge il primo elemento e se ne trova un altro uguale non l'aggiunge più. Però è chiaro che passare da una lista a un set vuol dire perdere, trovare l'insieme dei dati univoci, mettiamola così. Quindi può anche essere utile ogni tanto questo passaggio, quando noi da un insieme di dati ci serve sapere al volo voglio tutti i dati univoci, Beh, posso tradurre in un set e automaticamente ho i dati eh, non duplicati. Chiaro? Dicevamo, ci sono altre implementazioni tipo il linked hash set che si comporta come un hash set ma al suo interno, tra i vari elementi, si salva delle informazioni aggiuntive, dei link tra i vari elementi che ci permette di avere un ordine di iterazione predicibile. Quindi con i link e dash set io sono sicuro che mi recupero i dati eh, nell'ordine in cui li ho inseriti. Ovviamente questo a discapito di un po' di performance. Facciamo tra poco un discorsetto sulla performance, ma avendo questi link che eh, tra i vari elementi perdiamo un po', un po' di performance. Però ci guadagniamo che riusciamo a sapere ad avere un ordine di iterazione predicibile. Poi ci sono i triset che qui non ho elencato, i triset invece si possono ordinare. Però dice, eh, vi ho detto prima, ci, di solito usiamo sempre gli hash set. Poi, se ci serve avere dei dati ordinati, possiamo fare trasferire tutto in una lista e ordinare la lista, ad esempio. Dicevamo Ok, le liste hanno questo vantaggio dell'ordinamento, ma e dell'ordine di iterazione predicibile, ma dov'è che invece sono convenienti i set, um, sono convenienti perché tutte le sue operazioni sono immediate. Uh, allora, qui questa notazione non è molto matematica. Se volessimo uh, usare una notazione matematica, forse la vedremo più avanti nel corso, ma diremmo che tutti i metodi uh, sono O grande di 1. Cosa vuol dire questo in parole povere? Vuol dire che ad esempio aggiungere un elemento non dipende da quanti elementi ci sono già nel set, è un'operazione immediata, a tempo costante. Questo è vero anche per le liste eh, con l'add la element, perché nella lista banalmente si aggiunge in coda e quindi non ci interessa quanto è lunga la lista, aggiungiamo sempre in coda. Quindi anche per le liste è immediato. Diverso però ad esempio per la contains. Okay? la contents è immediata nei set vuol dire se io sto cercando un elemento nel set il set può essere grande 10, 100, 1 milione questa operazione contents avrà tempo costante molto veloce non dipende dal numero di elementi che ci sono nel set molto diverso è per le liste perché nelle liste per trovare l'elemento io devo scorrere la lista elemento per elemento partendo dal primo vado avanti finché trovo quello che mi interessa e quindi ovviamente se la lista è grande ci metterò più tempo a trovarlo. Per i set invece non è così e capiremo tra poco perché. È chiaro? Questa figura vi, vi fa anche di nuovo capire che appunto non abbiamo nei set tutti quei metodi eh, di accesso posizionale. Vedete tutto dove c'è index nella prima colonna non ha il corrispondente metodo dei set perché appunto non c'è l'accesso posizionale. Mentre nelle liste eh, c'è invece. Però la vera differenza sta nella ricerca. Nella ri dove noi dobbiamo cercare un elemento, sicuramente sono molto più performanti i set rispetto alle liste. Vedete la contains è molto lenta nelle, nelle liste, eh, e anche la remove. La remove anche implica un cercare, perché prima di eliminare un oggetto. Da, dalla collezione di dati, devo ovviamente trovarlo d'accordo? Quindi tutti quei metodi che implicano una ricerca sono molto più veloci nei set. Facciamo una prova, se così vediamo praticamente che questo è vero. Allora, oggi non facciamo nessun esercizio particolare. Eh, quindi mi creo un progetto Java normale senza Maven, senza niente. Ma eh, vi consiglio di farlo anche voi se volete, di seguirmi, comunque, sono tutti pezzi di codice che ci fanno ragionare e capire eh, le cose che diciamo. Quindi, faccio un nuovo progetto normale senza star lì a fare un progetto Maven, quindi un Java Project. Poi, se volete fare un progetto Maven, funziona lo stesso. Faccio Next, diamo un nome, lezione, set, finish. creiamo anche il modulo ok ho creato un semplice progetto eh, java normalissimo nella cartella sorgente magari mi creo il nostro solito package per non buttare le classi direttamente nei sorgenti quindi new tasto destro su src new package eh, chiamiamolo it. Punto .tdp il solito package. Ok. Ho un package vuoto, scusate il font è un po' piccolo, ma non riesco a ingrandirlo questo qua almeno. Adesso il package è vuoto, faccio tasto destro sul package new class, creiamo una classe e chiamiamola la classe di main, facciamo tutto in un'unica classe, tanto sono solo esempietti e clicco anche mi faccio generare anche il metodo main così posso eh, rannare la classe come una java application sarà un'applicazione console senza interfaccia grafica ok finish va bene ho la mia classe main con il mio metodo main che posso che posso rannare allora dicevamo proviamo a vedere se, se appunto è vera questa cosa no proviamo a crearci due set uno molto piccolo uno enorme e vediamo quanto ci impiega una contains sui due set in teoria dovrebbe impiegarci lo stesso tempo praticamente niente dovrebbe essere immediato allora definiamoci un set partiamo dall'interfaccia quindi set come per le liste dobbiamo specificare il tipo di dato che andrà a contenere questo set, supponiamo numeri, integer, questo chiamiamolo little, il nostro set piccolino. Uguale, ora qui specifichiamo l'implementazione new hash set di integer aperta e chiusa. Importiamo le varie librerie, come per le liste occhio a importare le, le classi giuste, quindi siamo sempre nel package java.util e anche l'hash set, importo. Poi ne creo subito un altro, il big set, quello più grosso, quindi copio la riga, la reincollo e modifico little in big. Ho creato due set vuoti. Allora, riempiamo questi set con un po' di elementi. Supponiamo, non lo so, il little set lo riempiamo con 100 numeri, il big con un milione di numeri. Boh, faccio un for. For int i uguale a 0, i minore di 100, eh, i più più. E dico little.add. I, ok? Avrò un set con i numeri da 0,99 di grandezza 100. Faccio la stessa cosa con il set più grosso, ma ci metto un milione di elementi così siamo sicuri che sia sufficientemente grande. Quindi di nuovo for int i uguale a 0 i minore di 1 milione, 1, 2, 3, sì, i più più, e aggiungiamo al big set, questa volta big.add i. Qui avremo un set più grande che contiene i numeri da 0 a 999.999. .999. Allora, come faccio a misurare quanto ci mette a fare una contains, eh, il metodo più semplice è misurare il tempo prima, fare la contains, misurare il tempo dopo e poi fare la sottrazione. Quindi mi definisco due variabili long, perché eh, Java ci permette di recuperare il timestamp corrente, start and, due variabili long, e poi dico start uguale system c'è il metodo current time in millisecondi. Ok? Dalla classe System eseguo una contains, partiamo dal set più piccolo, little. Punto, cerchiamo di trovare un elemento che stia più o meno a metà del set, quindi a metà dell'intervallo, diciamo contains 50. Ora qui non mi interessa valutare il valore di ritorno, se lo contiene oppure no, qui in questo caso lo conterrà, ma a me interessa solo eseguire quell'operazione, non, non mi interessa poi fare altro. La eseguo e ricalcolo il tempo, quindi end uguale system.currentTime millis. Adesso posso dire quanto ci ho messo, quindi ad esempio lo stampiamo... Sulla console system.out.println, uh, little uguale, più facciamo end-start e ci recuperiamo l'intervallo di, di millisecondi che ci dice quanto ci ha messo quella contains, e più magari l'unità di misura, ms. Ok? Ora per non star lì a riscrivere tutto da zero, mi copio queste quattro righe qui e le reincollo eh, facendolo però con il big set. Quindi ricalcolo start, eseguo la contents questa volta sul set più grande e poi ricalcolo il tempo. Quindi command C, command V e vado a cambiare solo little con big e qua metto anche big end meno start va bene così perché li ho eh, ricalcolati ah sì possiamo anche cambiare eh, il numero che cerchiamo cerchiamo di essere coerenti anche qui cerchiamo un numero che stia a metà dell'intervallo più o meno quindi diciamo 500.000 1 2 3 è chiaro quello che ho fatto proviamo a lanciare il programma con il play verde dovrebbe lanciarlo, sì. Allora, vediamo se riesco a fare zoom, ovviamente no. Eh, Termina, no. Vediamo un po' se riesco a fare... Apply. No. Eh, vabbè, lo, lo vedete comunque. Ah, eccolo qua. Dovrei farcela. Edit. 24. Apply. Eccolo qua. Ok, dovrebbe vedersi. Vediamo che ci ha messo 0 millisecondi per entrambi. Vuol dire che è stato talmente veloce che siamo nell'ordine dei nanosecondi probabilmente. Però ci fa capire che per lui no, non c'è molta differenza, ok? È un'operazione immediata per, per entrambi, ok? Non dipende dal fatto che ci siano 100 o un milione di elementi. Proviamo un po' invece a farlo con le liste, vediamo se cambia qualcosa. Allora, vado qui. Al posto di set inserisco list, e anche sotto, importo la lista. Al posto di hash set inserisco ad esempio linked list, importo e anche sotto metto linked list. Vediamo un po' che succede. Vedete, eh, apprezziamo già una differenza. Nella lista piccola ci ha messo comunque pochissimo perché la lista è molto piccola e, e la ricerca quindi è veloce. Nella lista grande da un milione di elementi ci ha messo di più, ci ha messo 12.000 secondi, che per noi probabilmente non vuole dire niente, ma questo ci fa capire che quando abbiamo dei, delle mole di dati molto ampie, eh, la ricerca è più dispendiosa nelle liste. E se dobbiamo farne tante in fila, ad esempio, questo sicuramente può incidere. Ok? Torniamo alle slide e cerchiamo di capire perché, perché i set sono così veloci rispetto alle, alle liste, perché si basano sulle hash table, sapete cos'è un hash table? L'avete già viste? No? Più o meno? Ok. Sono delle strutture dati che implementano un array associativo. Vediamo di capire di che cosa si tratta. Hash table in particolare permettono di eh, associare delle chiavi a dei valori e vedremo che per noi la chiave sarà poi la posizione in memoria del nostro valore. Quindi partiamo da alcune definizioni. Partiamo dalla definizione di chiave. Um, Abbiamo un set di possibili chiavi e possiamo distinguere tra l'universo di tutte le possibili chiavi e le chiavi che effettivamente ci servono. Ad esempio, eh, vogliamo salvare eh, gli studenti del Politecnico e decidiamo che li salviamo secondo il loro cognome, al netto che questo abbia senso. Qual è l'insieme, l'universo di tutte le possibili chiavi? Ovviamente tutti i cognomi possibili e immaginabili nel mondo. Qual è il set invece K di chiavi che utilizziamo? I cognomi del Politecnico. Questo mi sembra abbastanza eh, banale. E come funzionano queste hash table? Eh, si basano su una funzione, la funzione di hash, eh, che deve prendere una chiave, ad esempio il cognome di uno studente, e trasformarla in un indice. In un indice numerico, che cos'è quell'indice numerico? Diventa la posizione in memoria di quell'elemento nella nostra memoria, ecco. Quindi è per questo che si perde l'accesso posizionale. Io posso avere un cognome, il mio cognome è Monge, ho una funzione di hash che me lo traduce in un numero ben definito, eh, 5250 e per me quel numero diventa la posizione di memoria dove vengo salvato io, ok? Le mie informazioni. Quindi, se ci immaginiamo un array di elementi, ok? Un insieme di elementi in memoria, la funzione di hash ci prende la chiave, ce lo trasforma in un indice che modella la posizione in quell'array. Vedete già subito eh, una cosa L'array, quindi il, gli elementi in memoria, hanno una dimensione fissa da 0 a m, ad esempio. Ci saranno, che ne so, 10.000 studenti al Politecnico e il nostro set andrà da 0 a 9.999. I possibili cognomi sono molti di più. Quindi la funzione di hash deve essere in grado di prendere l'insieme di chiavi e mapparlo su una dimensione fissa da 0 a m-1. Dimensione che è tipicamente più piccola di del numero possibile di, di cognomi. Quindi quando vogliamo inserire un oggetto all'interno di un hash table, che poi è alla base dei nostri hash set, usiamo una chiave, quindi calcoliamo l'hash code tramite la funzione di hash di questa chiave e usiamo questo hash code, cioè il risultato che mappa il mio cognome a 5000 bla bla bla. Usiamo quello per determinare dove salvare l'elemento in memoria. Viceversa, quando dobbiamo recuperare un oggetto, e qui è il motivo per cui è molto veloce, usiamo di nuovo la chiave. Ok? Ricalcoliamo l'hash code e quell'hash code ci dice direttamente dove andare a prendere l'elemento. Quindi io se ho il mio cognome Monge... Non è il caso che scorra tutta, tutti i dati salvati, tutti gli studenti e quando trovo monge lo ritorno. Semplicemente do la mia chiave che è monge, eh, l'hash function calcola questo numerino, il numerino è l'indirizzo in memoria e lo prendo. Non so se mi sono spiegato, poi faremo anche degli esempi. Quindi l'hash code è usato anche per cercare e prendere. Quindi, che cos'è questa hash function che è poi il, quello che fa funzionare tutto? Lo dicevamo prima: prende un insieme di dati di dimensione arbitraria e li mappa su un insieme di dati di dimensione fissa. Quindi, mappa l'insieme U, tutte le possibili chiavi che possiamo usare, in uno degli slot di questa hash table, che eh, va da 0 a m-1. Se h è la funzione di hash h di k è l'hash value della chiave k, questo mi sembra ovvio, e ci sono due tecniche di base che poi vengono sfruttate in modi più sofisticati, però alla base ci sono due tecniche eh, possibili. Visto che dobbiamo riportarci da un insieme di dimensione arbitraria a un insieme di dimensione fissa, possiamo usare eh, o una tecnica di compressione o una di espansione. La compressione Utilizza eh, l'operatore modulo, l'operatore modulo sapete che vi restituisce il resto della divisione, giusto? Quindi 100 modulo boh, eh, 10 vi restituisce il modulo della divisione tra 110 che è 0, ok? Eh, come si utilizza in questo caso? Beh, noi facendo un numero grande modulo 100, appunto, recuperiamo il resto della divisione per 100 che sarà un numero tra 0 e 99. Ok? Questo è col modulo. Viceversa c'è l'opposto e l'abbiamo in parte usato anche nell'esercizio precedente, che è l'espansione invece. Tiro a caso un numero tra 0 e 1 e poi moltiplico per m, che è la dimensione a cui voglio arrivare. Vi ricordate la volta scorsa in Indovina il Numero, volevamo tirare a caso i numeri tra 1 e 100, Abbiamo tirato a caso un numero tra 0 e 999 e, e, e abbiamo moltiplicato per 100. Poi abbiamo aggiunto 1, va bene, per, per essere tra 1 e 100, ma il concetto di base è quello lì. Quindi sono due metodi opposti. Uno parte da un, gran da un numero grande, fa la divisione per m, ne prende il resto e per definizione quello sarà un numero tra 0 e m-1. Ok? Viceversa... L'espansione tiriamo a caso tra 0 e 1 e poi moltiplichiamo per il nostro intervallo. Hash function hanno molte applicazioni, non solo le hash table, si utilizzano anche ad esempio in sicurezza, no? in criptografia, eh, per l'autenticazione, per assicurarsi eh, l'integrità dei file, eccetera. Hanno delle proprietà ben precise. Le hash table sono deterministiche, qui devono essere deterministiche, quindi data la stessa chiave ovviamente dobbiamo recuperare lo stesso hash value. Eh, devono essere uniformi, cioè devono eh, generare diciamo così la stessa probabilità per tutte le chiavi. Eh, le hash function usate in criptografia in sicurezza ovviamente hanno ancora delle proprietà in più devono essere resistenti alle collisioni, vediamo tra un attimo che cosa sono, e devono essere soprattutto non invertibili, altrimenti io potrei recuperarmi eh, username e password in chiaro, se riesco a invertire eh, le hash function, ma questo esula dagli scopi del nostro corso. Vediamo un esempio di hash function, già il personaggio vi dovrebbe far capire che c'è qualche problema qui, ma vediamo se, se li trovate. Supponiamo di avere un hash function eh, che ci permetta di passare da stringhe al valore, all'hash code, l'esempio che vi facevo prima de, dei cognomi. Eh, quindi questo hash function potrebbe funzionare così. Eh, splitta la stringa nei suoi componenti di base, quindi nei suoi vari caratteri, e poi somma... Eh, la rappresentazione intera di ognuno di questi caratteri, quindi il codice ASCII di ogni carattere. E si recupera un numero, fa la sommatoria e si recupera un numero e poi fa il modulo M, quindi la compressione per riportarsi a un range tra 0 e M 1, ok? Quindi fa la somma delle componenti numeriche e poi fa il modulo. Funziona bene questa cosa? Riuscite a indovinare, eh, a, non a indovinare, a individuare qualche problema qui? I duplicati, ni, nel senso che due stringhe uguali è giusto che diano lo stesso, lo stesso numero. Ok, due chiavi diverse che danno la stessa sommatoria e questo è il caso degli anagrammi giusto quindi quando le lettere sono uguali scambiate però di posizione lui ci restituisce lo stesso valore di hash. e questo è un problema perché due anagrammi andrebbero a collidere nella stessa posizione di memoria quando questi due anagrammi sono due oggetti diversi no infatti problema eh, not e ton hanno le stesse lettere e infatti ci danno lo stesso hash code. Stessa cosa per stop e spot. Questo è chiaramente un problema. Ma questo è un problema perché questa funzione non è tanto furba, infatti è di Homer. Ma eh, cioè, il problema, comunque, non è risolvibile del tutto: nel senso che già l'operatore modulo applicato a numeri diversi, può darci lo stesso risultato. Quando il resto della divisione è, è lo stesso, e il risultato dell'hash code ovviamente sarà lo stesso. D'accordo? Questo ci fa capire due cose. Uno che possiamo studiare delle eh, hash function più furbe di quelle di Homer che almeno tengano conto degli anagrammi, ad esempio. Ma ci dice anche che il problema delle collisioni non è del tutto risolvibile, cioè le collisioni possono capitare. E vedremo ci sono dei metodi per eh, gestirle. Vediamo se vogliamo fare un esempio veramente veloce. Anzi no, andiamo ancora un attimo avanti con le slide, lo facciamo dopo. Eh, dicevamo, la funzione di hash perfetta non, è, non esiste in teoria. Eh, in realtà, se noi abbiamo dei dati la cui dimensione è fissa e, e, e non è troppo elevata, eh, si può usare il dato stesso come chiave ok a quel punto noi siamo sicuri che eh, un po come la funzione identità e quindi siamo sicuri che le collisioni eh, non ci possano essere quindi questa è un po' l'hash function perfetta cioè supponiamo ad esempio abbiamo gli studenti del Politecnico a cui associamo un identificativo univoco usiamo quell'id che noi sappiamo che per costruzione non, non può essere duplicato, usiamo quell'id come chiave e noi siamo sicuri che non ci, sia, eh, non ci siano collisioni. No? Abbiamo un, un set di dimensione che va fino alla dimensione del massimo id e abbiamo eh, l'hash fun function perfetta. Però questo è, è solo in teoria, perché poi quando i dati iniziano a crescere questo non, non è più possibile, quindi le collisioni ci possono essere. Questa slide ci, fa, ci dice esattamente la stessa cosa, quindi quando l'hash code eh, di due chiavi è uguale abbiamo, abbiamo la collisione. Quindi le collisioni sono possibili eh, e evitarle è praticamente impossibile. Quindi dobbiamo avere delle eh, soluzioni che ci permettono di, di gestirle. Sono impossibili da gestire e questo, questo esempio banale ci fa capire perché. Eh, supponiamo di voler utilizzare la data di compleanno come, eh, come un hash function. Okay? Quindi abbiamo 365 slot nel nostro array. Qual è la probabilità di collisione? Noi sappiamo che già con 23 persone... C'è il 50% di probabilità che due persone abbiano, siano nate lo stesso giorno, quindi sicuramente qua dentro almeno due persone che siano nate nello stesso giorno ci sono eh, e questo ci fa capire che già solo con 23 su 365 abbiamo già il 50% di probabilità di, di avere una collisione, Questi, quindi questa probabilità può essere anche molto alta e dobbiamo capire come gestire queste, queste collisioni. Come? Ci sono varie tecniche, ad esempio, nella open addressing eh, possiamo avere ehm, quando succedono delle collisioni, usiamo un modo sistematico e consistente per eh, salvare gli elementi in altri slot liberi. Quindi, ad esempio, nel double hashing, noi calcoliamo l'hash code di un determinato valore. Ci prendiamo quelle code, andiamo a vedere in memoria, diciamo, questo slot è libero? Sì, boh, lo metto lì. Invece calcoliamo le code, ci chiediamo questo slot è libero? No, c'è una collisione? Proviamo a applicare una funzione di hash diversa. Ok? Quindi si usano funzioni di hash multiple. Questa è la prima tecnica il, da, il double hashing. Il linear probing invece è forse più semplice. Calcoliamo le code. Andiamo a vedere in memoria, è già occupato lo slot, provo con lo slot successivo, quello che sta immediatamente sotto. Se è libero, lo metto lì. Ok? Questo è l'open addressing. Poi abbiamo il chaining, che in realtà è quello usato da, da Java. Eh, nel chaining, a differenza di un hash table normale, ogni slot non contiene in realtà un singolo valore ma può contenere una lista di valori quindi se io vado vedo che lo slot è già occupato eh, lo metto comunque lì e in quello slot non ci sarà un singolo elemento ma una lista di due elementi vedete ad esempio in questa posizione qui c'è una lista di elementi k1 di chiave k1 e chiave k4 cosa comporta questo ovviamente che perdiamo un po di performance perché quando recuperiamo il valore da uno slot non è più un valore singolo, ma è una lista, con tutti i problemi che comporta la lista in termini di efficienza. Questo è gestito tutto da Java, non dobbiamo preoccuparcene, però è bene eh, sapere le varie alternative. Ok, questo dice esattamente quello che ho detto sul, sul chaining. Vedete, c'è una collisione tra K1 e K4 io li salvo tutti e due nello stesso slot tramite una lista va bene allora di tutto questo cosa, cosa ne facciamo eh, ci dobbiamo preoccupare di qualcosa sì no perché da questa slide sembrerebbe che eh, java fa tutto per noi no eh, ha delle hash function built in cioè già fatte utilizza delle hash table dinamiche che si possono eh, allargare a piacere dinamicamente gestisce già le collisioni tramite il chaining sembrerebbe tutto, tutto a posto in realtà vedremo che non è proprio così e di qualcosa dobbiamo preoccuparci in java ogni classe deve eh, provvedere diciamo così eh, un metodo hash code. Che cosa fa questo metodo hashCode? Semplicemente, come dice il nome, ci ritorna l'hashcode di quella classe, quindi l'applicazione dell'hash function, d'accordo? Deve ritornare un numero a 32 bit. Alcuni tipi di eh, classi, di, tipi base di Java, tipo le stringhe, hanno già implementato l'hashcode, quindi hanno già al loro interno una funzione di hash eh, che ci restituisce. Il suo hash code di un'istanza di un oggetto di quel tipo. Facciamo una prova. Torno in Eclipse. Cancello l'esempio di prima. Ok, proviamo a definirci una stringa string str1 uguale eh, Alberto il mio nome. Ok. Proviamo a stamparci system.out.println il suo hashcode sarebbe la posizione in memoria del mio nome. Ecco. Quindi str1. c'è proprio il metodo hashcode. Ok? Vado, lancio e mi dà questo numero strano che però noi possiamo interpretare come l'indirizzo in memoria della stringa Alberto in un eventuale hash set ovviamente ora questa stringa è messa lì e non salvata in nessun hash table però dovessimo metterlo in un hash set quello sarebbe la sua posizione in memoria eh, nel set vediamo se è un po' più furba della eh, hash function di Homer okay? string str2 boh, inverto la prima con la seconda lettera una stringa che non ha senso, però è solo per provare, quindi un anagramma e provo a stamparmi system.out.println str2.hashcode. Vedete due numeri diversi. Questo già ci tranquillizza, non c'era Homer Simpson dietro, dietro questa implementazione. Quindi è resistente quantomeno agli anagrammi. Ok? Quindi queste due stringhe saranno effettivamente salvate in due posizioni diverse perché sono due stringhe diverse. Qual è il problema? Il problema è che questa cosa è implementata per alcuni tipi base di Java ma non per tutte le classi, soprattutto non per le classi che creiamo noi. Noi durante il corso creeremo tante classi diverse per modellare le entità del nostro problema. E queste classi qui, visto che le creiamo noi, ovviamente non hanno un hash code implementato, ma, e qui sta la parte da capire bene, tutte le classi che creiamo noi ereditano eh, il metodo hash code dalla classe object. Che è, diciamo così, la radice della gerarchia delle classi di Java. Okay? Quindi se voi scrivete la vostra classe. Punto code, non vi dà errore, okay? ma va a recuperare il metodo hashcode della classe object. Qual è il problema? È che il metodo hashcode della classe object semplicemente utilizza l'indirizzo interno di memoria dell'oggetto. Cioè prende la posizione in memoria di quell'oggetto lì e lo sputa fuori direttamente come hash code. Ok? Vi faccio vedere perché è un problema. Torniamo su Eclipse. Supponiamo di voler salvare degli studenti nel nostro set, quindi non ci bastano le stringhe, ci definiamo una classe studente che ci modella i nostri studenti. Quindi nel mio package... Tasto destro new class chiamiamola studente. Ok, allora che cosa ci serve in uno studente? Vabbè, private, boh, supponiamo un intero come matricola, ok, e magari private string nome e private string cognome. Teniamolo semplice, tanto è solo per fare un esempio. Tre informazioni. Mi servirà sicuramente un costruttore, me lo posso far generare da Eclipse, quindi tasto destro lì sul bianco, menu eh, source, dovreste già averlo utilizzato, eh, generate constructor using fields. Mi chiede quali eh, attributi vuoi inserire nel costruttore, diciamo tutti, generate, e lui in automatico mi genera il mio costruttore a cui posso passare matricola, nome e cognome. E poi supponiamo anche di voler avere i getter e i setter, possono tornare utili. Anche qui, al posto di scriverli a mano, posso farmeli generare da Eclipse. Quindi tasto destro. Sempre menu source, generate, getter e setter. Dico di quali campi sono interessato a fare i get e i set. Diciamo tutti: generate, e lui mi ha generato i, mia, i miei vari get e set. E avanzo di scriverli tutti a mano. D'accordo? Costruttore get e set classe che modella un'entità del nostro problema sarà una cosa che faremo nmila volte durante, durante il corso. Adesso torno nel main e al posto di due stringhe provo a definirmi due studenti tramite quella classe. Quindi qui avrò studente, eh, studente 1, ovviamente non è più una stringa ma sarà un new studente a cui passo una matricola, eh, c'è cioè prima il nome, prima il cognome, non mi ricordo. Nome e cognome. Boh, Fulvio, Corno. Beh, ovviamente non è più uno studente, ma Mario Rossi, dai, se no poi si offende. Mario Rossi. Studente 2. Guardate cosa faccio. Creo un nuovo studente e dico: Ok, 1 Mario Rossi. Ok? Ho creato due studenti uguali, siete d'accordo? Due studenti uguali, allora mi viene da dire dovrebbero essere salvati nella stessa posizione di memoria, cioè dovrebbero confluire nello stesso slot, sono uguali va bene, proviamo a calcolarci il loro hash code quindi studente1.hashcode studente2.hashcode applico la funzione di hash mi prendo l'hash code e mi aspetto che sia la stessa locazione lo stesso indirizzo, lo stesso numero lancio e vedo che così non è sono due numeri molto diversi. Cosa sono questi due numeri? Sono semplicemente l'indirizzo in memoria nel mio PC di questi due oggetti. Io ho fatto due new. Quindi Java mi ha creato due oggetti sparsi nella mia memoria, non so dove. Ho chiesto l'Hashcode. Lui ha preso il metodo Hashcode della classe Object e mi ha sputato fuori questi due indirizzi eh, come Hashcode. Questi sono due oggetti diversi e a Java non frega niente che all'interno abbiano lo stesso contenuto. Lui vede che sono due oggetti diversi, va a vedere nella classe studente, vede che non c'è nessun metodo hashcode implementato, allora prende il metodo hashcode della classe object e mi ritorna quindi due indirizzi di memoria diversi. Questo succede per tutte le classi che andiamo a creare noi e ovviamente ci crea dei problemi perché noi qui eh, abbiamo che questi due studenti sono diversi quando in realtà noi li vorremmo uguali. Ok? Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ridefinire la nostra funzione di hash per la nostra classe eh, per tutte le nostre classi che andiamo a creare. E qui c'è il contratto. Forse ve ne ha parlato anche un po' il professor Corno la volta scorsa. E, ma un po' si capiva già di, dalle parole che ho detto prima, l'hash code e l'equals. Il metodo hash code, e il metodo equals. Il metodo equals è quello che utilizzo per vedere se due oggetti sono uguali, ovviamente, devono viaggiare in parallelo. Giusto? Perché se due oggetti sono uguali, come per noi erano quei due studenti. Eh, ovviamente il metodo equals dovrebbe ritornare vero, giusto? Già in realtà però così non funziona perché se noi diciamo studente1.equals studente2, guardate cosa succede: false, perché lui sta continuando a usare i metodi ereditati da object, anche l'equals, quindi si basa sempre sugli indirizzi memoria. In questo caso, non avendo hash code e equals implementati, eh, sarebbe come fare studente 1 uguale uguale a studente 2, cosa che ovviamente non va mai fatta se non per i numeri interi, normali. Quindi, se due oggetti sono uguali, ovviamente la equals deve restituire uguale e di conseguenza anche l'hash code deve essere lo stesso, no? lo dicevamo prima, se due oggetti sono uguali mi aspetto che collidano nello stesso eh, slot di memoria. Se due oggetti invece non sono uguali, allora dovre, dovremmo avere due hash code diversi. Perché dico dovremmo? Per il problema delle collisioni, okay? che non è risolvibile eh, al 100%. Quindi se sono uguali sicuramente mi aspetto che l'hash code sia lo stesso, se sono diversi l'ideale sarebbero che anche gli hash code sarebbero diversi. Se invece gli hashcode sono uguali vuol dire che abbiamo una collisione. Però vedete che c'è questo contratto, no? le due cose eh, viaggiano in modo parallelo, cioè sono strettamente collegate. E allora, per questo motivo, noi possiamo, dobbiamo ridefinire entrambi i metodi, sia hashcode che equals nelle nostre classi, in modo tale che le cose viaggino in parallelo. Se noi andiamo sempre nel nostro amico menu sorgente source, vediamo che abbiamo la possibilità di generare hash @code e equals. Vedete che vengono già insieme, quindi non possiamo far confusione, già Eclipse ce, ce lo fa per noi. Clicco sopra e ci chiede: "Ok, eh, quali campi vuoi usare per questi due metodi?". Che cosa sono questi campi? Cioè, cosa dobbiamo scegliere qui? Dobbiamo scegliere quegli attributi che per noi identificano in modo univoco i nostri oggetti. Eh, e qui non c'è una risposta giusta o una risposta sbagliata. È un po' come nei database con le chiavi primarie, no? Se noi sappiamo che per costruzione gli studenti hanno una matricola univoca, ok? Eh beh, noi potremmo selezionare solo la matricola, ad esempio. Nulla ci vieta di selezionarli tutti. Eh? Selezionando solo la matricola, io posso dire che. Eh, non possono esistere due studenti con la stessa matricola e nomi diversi. E questo mi pare giusto, ovvio, per come ho costruito il problema è così. E quindi dico generate sulla matricola. Vedete, lui mi ha generato due metodi, hashCode e equals, ne ha fatto l'override. In questo modo quando eh, a Java servirà usare questi metodi, non andrà più a prendere quelli della classe object, ma prenderà direttamente questi. Attenzione, vi sconsiglio assolutamente poi di andare a toccare questi metodi. Perché qual è il rischio? Di toccare magari l'equals e non l'hash code. E quindi avere due metodi che poi si comportano in modo inconsistente. Mentre abbiamo detto che le, le due cose devono andare in parallelo: cioè il comportamento deve essere lo stesso. Quindi, una volta generati, noi non li tocchiamo più. L'importante sta appunto in quella scelta là degli attributi. Questa è l'hash function che applica Java di default, eh, non starei lì a, a capirla molto, ci fidiamo, abbiamo visto che è abbastanza resistente e lui la base in questo caso sulla matricola. È chiaro? Vediamo un po' se funziona. Innanzitutto, adesso studente 1 dovrebbe essere equals allo studente 2, giusto? Perché ho ridefinito il metodo equals. Hanno la stessa matricola. Ok? E quindi dovrebbero essere uguali. Proviamo. True. Ok, funziona. Se io facessi così. True o false? Non provate però. È true. Perché è true? Perché abbiamo messo solo la matricola come campo discriminante. True, ok? Ma torniamo a Rossi. Proviamo anche gli hashcode. Studente 1.hashcode. Studente 2.hashcode. Mi aspetto che il numero sia uguale, in effetti è 32. Quindi sono uguali, danno lo stesso hash code. Di nuovo, se qua metto bianchi, come per l'equals, ottengo sempre comunque lo stesso numero perché io ho usato la matricola come campo discriminante. Se io avessi invece preso tutti e tre i campi nel ridefinire hash code e equals mi avrebbe dato posizioni diverse, perché a quel punto sarebbero stati due oggetti diversi. Dipende da che campi selezioniamo nel fare l'override. E lì, di nuovo, dipende dal problema. Adesso che ho ridefinito hashCode equals, posso andare a inserire oggetti di tipo studenti, studente, in un set, eh, essendo ragionevolmente sicuro che tutto funzioni. Proviamo a definirci un set di studente, no scusate, new hash set di studente, ok? E poi dico studenti.add, studente1, e studenti.add studente 2 Quanti elementi avrà questo set? uno Ok? Vabbè, qui ho lasciato bianchi, ma anche con bianchi era uno, eh. system.out.println studenti.size come giustamente avete detto mi aspetto di avere un solo elemento, sono due elementi uguali, collidono, finiscono nella stessa posizione di memoria, sono uguali, ne prendo solo uno, il set me ne prende solo uno. Ovviamente non avrebbe funzionato senza di questo, eh? perché se io levo questo e ritorniamo all'hashcode equals della classe object, di nuovo studente 1 e studente 2 tornano a essere diversi. E quindi, nonostante abbiano lo stesso contenuto, il mio set me ne salva due. Capite perché è importante avere ridefinito Escode Equals? Perché, se no, non funziona più niente. Domande, dubbi? Magari erano cose che in parte avevate già visto, eh, magari ho ripetuto troppe volte le stesse cose, ma vi assicuro che eh, tutta questa roba qui è, è fonte di tantissimi errori e, e quindi eh, è bene capirla bene, farcela entrare in testa all'inizio per poi non sbagliare più. Allora, le slide dicono più o meno quello che abbiamo fatto adesso via codice. Quindi hashcodi equals devono sempre essere definiti insieme. E va bene. Ok, di nuovo, questo errore io l'ho dato per scontato che voi non lo facciate più, ma se vogliamo ancora dire l'ultima cosa importante. Con classi che definiamo noi, ma anche con le stringhe, il confronto si fa col punto equals. Ok? Quindi mai fare una cosa del genere. Ok? Perché no? Arrivo subito perché se usiamo l'uguale uguale, indipendentemente dal fatto che abbiamo o no ridefinito hashCode equals, torniamo agli indirizzi di memoria e quindi studente 1 e studente 2 saranno sempre diversi perché saranno due oggetti diversi. Quindi, se non nel caso di numeri int usiamo sempre il punto equals. C'era una domanda? Allora, Ok, sì, già negli anni scorsi c'era questa cosa di usare il compare to per verificare l'uguaglianza tra, ehm, tra due oggetti. Vi diremmo di no, ok? C'è l'equals, l'equals serve appunto per confrontare l'uguaglianza il compare to serve un a altro, un altro mestiere, serve poi per ordinare le strutture dati. E poi può creare confusione usare il compare to per fare l'uguaglianza tra due oggetti. C'è l'equals... Usiamo l'equals e il suo mestiere, ok? Quindi per confrontare due oggetti, punto equals, studente 2. Vero sono uguali, falso sono diversi. Questo è sì. C'è un'altra domanda? No, no, niente. Ok, andiamo un po', va bene, va bene già fatto perfetto abbiamo concluso questa carrellata su hash table e eh, hash set principalmente ci rimane qualche minuto per affrontare ancora le mappe che hanno delle similitudini con quello che abbiamo detto quindi andiamo più veloci eh, che cosa sono le mappe allora nei set, con i set salviamo direttamente tutto il valore no? Uh, e se pensiamo agli hash set di solito il valore tutto il valore o parte di esso corrisponde alla chiave ad esempio negli studenti per semplicità ho messo che solo una parte dell'oggetto fosse la chiave la matricola ma nulla vietava di avere il valore stesso come chiave quindi tutto il valore studente nelle mappe invece chiamate anche dizionari in altri linguaggi di programmazione tipo Python, eh, non salviamo direttamente tutto il valore, ma possiamo salvare delle coppie, chiave-valore. Quindi è un tipo di dato appunto che a differenza dei set dove salviamo un'entità sola, diciamo così, il valore, qui salviamo delle coppie, chiave-valore. Eh, anche qui... Allora, nei set abbiamo no duplicati, giusto? Quindi tutto il valore non può apparire due volte. Qui invece abbiamo chiavi non duplicate. Quindi le chiavi sono univoche, il valore può essere non univoco. Cioè possiamo avere duplicati nei valori. Quello che è univoco qui sono le chiavi. Di solito queste, le mappe sono anch'esse implementate tramite hash table. Vedete qui due esempi, abbiamo una mappa V1 eh, in cui a cioè è salvata la coppia 42H2G2, dove 42 è la chiave la stringa è il valore. E poi c'è anche il viceversa, ovviamente le chiavi possono essere anche delle stringhe. Dicevamo all'inizio... L'interfaccia map è distaccata dalle collection, cioè eh, è una famiglia a sé stante, proprio penso per questa differenza, per cui qui non salviamo elementi singoli ma delle coppie, quindi abbiamo metodi un po' diversi, eccetera. E anche qui abbiamo diverse implementazioni possibili. L'hash table, che è quella che useremo di più, fa il paio con gli hash set, abbiamo anche la linked hash map. E la trimap, come per i set uguale. La link hash map ha delle informazioni in più che ci, permette, che ci permettono di avere un ordine di iterazione predicibile. La trimap si può ordinare, mentre l'hash map, come per gli hash set, no. L'interfaccia, vedete, qui, cambia già subito. Tra il maggiore e tra il minore e il maggiore non abbiamo più un singolo tipo di dato. Ad esempio nelle liste abbiamo list, che ne so, studente, studenti. Qui abbiamo tra minore e maggiore due tipi di dato, il tipo della chiave e il tipo del valore. Poi facciamo un esempio. Che cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere a una mappa, qui il metodo si chiama in un modo un po' diverso, si chiama put. Put a cui passiamo due cose, la chiave e il valore. Possiamo rimuovere da una mappa, di solito come si rimuove da una mappa? Passandogli la chiave, non tutto il valore, ma la chiave. E poi possiamo anche cercare, il metodo contains key, data una chiave, ci ritorna il valore, no, ci dice vero o falso se quella chiave è contenuta, ok? Quindi supponiamo abbiamo la nostra mappa di studenti, dove per ogni studente la chiave la matricola il valore è tutto lo studente noi possiamo chiedere contains key 1234 e lui ci dice se c'è lo studente con la matricola 1234 contains value invece fa una ricerca per valore attenzione qui dov dovreste già capirlo adesso c'è una grossa differenza perché qui la funzione di hash viene applicata solo alle chiavi e quindi i metodi che utilizzano le chiavi sono veloci, immediati, ok? contains key, key, calcolo l'hash code e vado a vedere. ContainsValue value, no, visto che i, i valori possono anche essere duplicati, il contains value è, più, è meno veloce della contains key, tendenzialmente. E poi abbiamo tutta un'altra serie di metodi. Ad esempio il metodo entry set ci permette di avere un elenco di coppie delle coppie contenute nella, nella mappa. Key set ci restituisce un set di tutte le chiavi, il set di tutte le chiavi contenute nella mappa. Può essere utile in certi casi. Punto values invece <coughs> ci restituisce tutti i valori. Ok? Restituisce i valori, è una collection, non più un set, perché i valori possono anche essere duplicati. Dicevamo, noi ci focalizziamo sulle hash map. C'è sempre il solito problema del chaining e delle collisioni, ma ripeto ancora una volta, qui la differenza con i set è che ci concentriamo sulla chiave, ok? Quindi le collisioni avvengono sulle chiavi e a ogni chiave può essere associato un valore, ad esempio un oggetto di tipo studente. Quindi non possiamo avere chiavi duplicati, <coughs> le chiavi devono essere univoche, non abbiamo un ordine eh, preciso di inserimento, le chiavi devono essere immutabili, eh, il concetto di immutabilità vuol dire che un oggetto non, non può cambiare nel tempo, Uh, però di solito le chiavi che noi useremo nei nostri esercizi saranno tendenzialmente o un identificativo numerico o una stringa, ma entrambi sono immutabili, quindi uh, non mi preoccuperei più di tanto di questa cosa. E questo riassume quello che ho già detto. Le hash map permettono di inserire coppie chiave-valore, dove ogni chiave è associata a un valore. I set invece, gli hash set, permettono di inserire un oggetto in una collezione di oggetti, dove l'oggetto stesso o parte di esso è la chiave. Le operazioni, l'ho detto prima, tutte le operazioni sull'hash map basate sulla chiave sono immediate, perché si basano sulla hash table. La contains value invece è più lenta, perché deve prendere tutti i valori e andarli a scorrere uno a uno per vedere se, se c'è o no quello che, che gli ho passato nel metodo. Linked LinkedHashMap, alcune informazioni in più per mantenere un ordine di iterazione predicibile, direi che al 99% non le utilizzeremo, e abbiamo finito. Vi faccio vedere l'ultima cosa, un esempio di HashMap, così eh, capite anche un po' come, come si usano. Allora, lasciamoci i nostri due studenti, Magari li definiamo diversi questa volta, quindi con un'altra matricola chiamiamolo Giuseppe Bianchi. Ok? Voglio salvarmi una mappa <coughs> di studenti, occhio perché le mappe le useremo spesso. Eh? Allora, parto dall'interfaccia map. Abbiamo detto devo passargli due tipi. Il tipo della chiave. E il tipo di dato che salverò allora, che chiave usiamo qua? Beh, di solito la scelta più logica è usare eh, lo stesso attributo che abbiamo usato per ridefinire hashcode equals. No? Direi che qui la chiave, una buona chiave è la matricola integer, vi passo un secondo eh, tipo che sarà studente. Ok? La chiamo studenti, uguale new hash map di integer studente. Devo ovviamente sempre importare map java.util, sempre occhio, e map. Come faccio ad aggiungere la mia mappa? Studenti.put, attenzione, non è più add, dove devo passare la chiave. Qual è la chiave di studente 1? Come faccio a recuperarla? Il get, ok. Studente 1.get matricola. E poi studente 1, vedete? Gli ho passato la chiave da sola e poi tutto l'oggetto che conterrà di nuovo a sua volta la chiave, ma chi se ne frega. E poi aggiungo studenti.put studente 2.get matricola studente 2. Ok, ho una mappa composta di due coppie chiave-valore. Come faccio a stamparla? Questo spesso è utile, eh, ci sono vari modi di stampare una mappa. Un modo possibile è farsi dare le, tutte le chiavi e poi a partire dalla chiave recuperarsi il valore corrispondente, perché noi, tipica, a noi tipicamente interessa stampare i valori, giusto? Quindi come faccio? L'ho detto prima. C'è il metodo key set, se ho sentito bene, che mi dà il set di tutte le chiavi. Allora, noi sappiamo che le chiavi sono degli interi, quindi dico integer key in la mia mappa studenti.keyset. Ok, mi sono preso tutte le chiavi e ora, data una chiave, mi vado a prendere il valore. Quindi, ad esempio system.out.println di studenti.get il metodo get ci permette di recuperare un valore data la chiave è un metodo basato sulle chiavi è immediato e quindi va bene che sia utilizzato in questo modo proviamo stampo ovviamente una schifezza perché stampo una schifezza? Cosa manca? Il toString. Quindi posso andare in Studenti e farmi ridefinire, fare l'override source generate toString del metodo toString, stampando quello che voglio. Ok. Ora lo lascio così, ma si può fare a piacere. Eccolo qua, ok. Domande, dubbi? Va bene, la parte di ripasso direi che è conclusa, eh, forse dovete ancora terminare un attimo l'esercizio libretto voti, non lo so, però abbiamo fatto una carrellata molto rapida eh, e poi dalle prossime volte inizieremo con gli argomenti nuovi, per cui useremo anche molto di, di questi concetti che abbiamo visto. Ok, grazie a tutti.